Ecco, c'è la presentazione di Windows Phone. Ecco, qui abbiamo per le mani una Lumia 820, telefono di fascia medio-alta di Nokia, e possiamo vedere la nuova interfaccia con le Live Tiles che ora possono essere ridimensionate e con un semplice tocco. Qui possiamo vedere come si può ridurre e ingrandire, ma anche avere ancora più funzionalità attraverso un'interfaccia sempre più fluida. Qui per esempio possiamo andare a vedere la massima dimensione delle Live Tiles, ma anche quella più ridotta e ancora più ridotta. Queste qua sono le tre dimensioni possibili, si integrano alla perfezione con l'interfaccia e c'è la possibilità ovviamente come sempre di scorrere verso la parte orizzontale. Qui possiamo vedere l'elenco delle applicazioni, ecco le principali applicazioni che possiamo trovare al loro interno. Qui si torna poi al menu centrale, possiamo andare nella parte dedicata alle foto, eccole qua. Qui come sempre troviamo una interazione molto ricca con la parte anche live e di social network, eccole qui. Poi, ma non solo, c'è la possibilità di entrare direttamente in modalità fotocamera, eccola qui. Questa è la fotocamera e con i nuovi pulsanti che troviamo qua nella parte laterale. Possiamo vedere lo switching a video, la parte dedicata alle foto, quella al flash, alla disattivazione o meno, e i nuovi, le nuove possibilità offerte dai filtri. Qui possiamo vedere Bing Vision, Smart Shot e Cinemagraph. Per esempio Bing Vision, eccolo qui, questo è quello che troviamo all'interno di questo filtro. Come possiamo vedere è una possibilità di scansionare codici a barre. Mentre, tornando indietro, possiamo trovare anche Cinematograph, eccola qui. Come possiamo vedere crea un effetto particolare, come abbiamo potuto vedere alla presentazione dei Lumia la prima volta che furono mostrati in video. Infine c'è Smart Shot, in cui possiamo vedere la possibilità di creare foto con volti di persone e avere possibilità comunque avanzate direttamente integrate nello smartphone. Tornare al menu contestuale semplice e veloce. Come possiamo vedere l'interazione con l'interfaccia è decisamente interessante, molto veloce, e lo scorrimento non ha alcun problema anche utilizzandolo molto rapidamente, come possiamo vedere. Passando al dispositivo, possiamo vedere le sue dimensioni, eccole qui. Qui possiamo trovare i pulsanti dedicati al volume, quello allo standby e quello allo scatto, i tre pulsanti virtuali che sono qua nella parte bassa, connettore USB casse, nessun pulsante su questo lato, parte posteriore con la macchina fotografica e la presa per i jack audio. Questo modello è provvisto opzionalmente tramite una smart cover differente della possibilità di ricarica wireless tramite gli adattatori che sono presenti anche qui, come possiamo vedere qui, come nel caso di quello lì giallo, ed è quindi c'è la possibilità di ricaricarlo via wireless. È opzionale, quindi bisognerà comprare comunque una cover compatibile con questa caratteristica, ma sicuramente è una feature interessante ed è comunque opzionale, quindi l'utente può scegliere o meno se sfruttarla. Questo è il Lumia 820.